Sì, grazie Presidente, intanto buon pomeriggio a tutti. No, vorrei iniziare innanzitutto il mio intervento dicendo alla consigliera Grancio che ieri non sono intervenuto su una delibera sbagliata, bensì ho confuso la dichiarazione di voto sull'emendamento rispetto alla delibera, cosa che insomma può anche accadere ai comuni mortali. Detto questo, ringrazio l'intervento dell'assessore Cafarotti che ha illustrato, seppur brevemente, il piano strategico agroalimentare di Roma, un piano, come l'ha definito l'assessore, su un tema che oggi abbiamo trattato, ma che purtroppo non conosce appunto la consigliera Grancio, tema che questa amministrazione sta seguendo da molti anni. Io invito l'opposizione a leggere i verbali delle commissioni ambiente avvenute negli anni addietro. Sono state condotte numerose commissioni su questo tema, un tema che l'amministrazione capitolina negli anni non ha mai affrontato, un tema appunto legato alla politica del cibo, alla food policy, oggi come viene appunto denominata. E un tema che invece, come ho già detto anche ieri più volte, che è un tema che è stato trattato, sviscerato sia dall'assessore Cafarotti, ma ricordo anche bene che le commissioni ambiente e commercio hanno presentato una delibera appunto di Assemblea Capitolina per dettare quelli che devono essere gli indirizzi e le strategie appunto sul tema della food policy. Una delibera che nasce dal basso, dai cittadini, dalle associazioni, dai vari professori delle varie università romane che negli anni hanno chiesto al Comune di Roma appunto di dotarsi di uno strumento come quello di Milano. Ciò non è stato mai fatto, questa amministrazione ha aperto un dialogo con queste associazioni, instaurando un attento lavoro, delle attente interlocuzioni sia con loro sia con i cittadini che si occupano anche di cambiamenti climatici, e da qui si è data vita appunto a questa delibera, una delibera del popolo, così possiamo definirla. Perciò non una delibera calata dall'alto, voluta da un consigliere X, ma una delibera che nasce appunto dalla volontà di associazioni. Ecco, questo è importante perché quando si parla di food policy, quando si parla di cambiamento climatico, non si può non ascoltare il cittadino. Perciò ci siamo messi al lavoro con il presidente Coglia. E ringrazio anche la Presidente Carola Pena della Commissione Turismo. Insieme alle commissioni competenti ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a dar vita a questa delibera. Delibera che, come abbiamo detto più volte, non rammento appunto i contenuti perché già li ho ricordati ieri durante i miei interventi. Delibera che è stata discussa e votata nelle commissioni competenti. Ricordo anche il consigliere De Priamo su questo. Mi potrà sicuramente dar ragione. Abbiamo anche sposato la delibera a firma Fratelli d'Italia che riguarda sempre una parte della food policy, proprio perché le proposte buone, le proposte che vengono condivise, soprattutto su questi temi che devono unire la politica e non disunire, vengono accolti. E ricordiamo anche il contributo del consigliere Zannola, questo in riferimento anche al capogruppo Pelonzi del Partito Democratico, che ieri ha riferito che questa amministrazione, insomma, non ha prodotto nulla sul tema della food policy, cosa che chiaramente, insomma, è stato ampiamente smentito perché sia l'assessore Cafarotti sia oggi chiaramente io in qualità di presidente della Commissione Ambiente abbiamo riferito che invece questa amministrazione ha fatto dei passi importantissimi. Perciò c'è stata sicuramente una collaborazione anche con le forze di opposizione, con i cittadini, con le associazioni per delineare le strategie sulla politica del cibo a Roma. Ecco, io credo che questi siano i contributi, queste siano le azioni che un comune virtuoso debba fare, non appunto presentando indirizzi,
ma non interloquendo né con la forza di maggioranza né tantomeno con i cittadini. Ecco, questo credo che sia una strategia sbagliata, al di là degli interventi che si possono fare su un emendamento o su la delibera. Ecco, gli errori sono altri, che secondo me sono errori cruciali che comunque determinano le azioni sbagliate di un'amministrazione. Io mi auguro che la delibera a firma Diaco Coglia, ma firmata anche dagli altri membri delle commissioni competenti, venga discussa quanto prima, Presidente, perché i cittadini l'aspettano da molto tempo e aspettano anche da molto tempo la costituzione di un consiglio del cibo, una consulta del cibo, proprio perché siamo convinti che l'amministrazione capitolina debba dotarsi di uno strumento così importante di discussione, di ragionamento, di dibattito all'interno delle sedi preposte. Si Perciò, avvia a concludere, consigliere. grazie Presidente, io ringrazio ancora l'assessore Cafarotti per il suo lavoro sul piano strategico agroalimentare di Roma, ringrazio i miei colleghi che hanno contribuito a questo lavoro e ricordo la consigliera Grancio che quando un lavoro si vuole portare a termine per il bene della città lo si deve portare a termine con tutti i propri colleghi, non soltanto in solitudine, perché in solitudine purtroppo i temi non possono avere diciamo, un risvolto positivo. Su questa delibera, Presidente, il voto del Movimento 5 Stelle sarà di astensione. Io ringrazio ancora tutti con l'augurio che questa delibera della Food Policy a firma Diaco Coglia venga discussa quanto prima. Grazie.